La giunta Marsiglio prenda atto della sentenza del TAR di Pescara riguardo il consorzio di bonifica centro, aumenti del 70% per le utenze extra-agricole e del 30% poi abbassata al 20% per gli agricoltori del nostro territorio. Tutto era stato già ampiamente denunciato dal Partito Democratico ed anche dai consiglieri comunali che nei vari comuni avevano presentato interpellanze, risoluzioni, ordini del giorno per bloccare questi aumenti. Questi aumenti sono illegittimi e sono illegittimi perché quello che si verifica all'interno del consorzio di bonifica centro è qualcosa di allucinante. 4 milioni e 400 mila euro che non dovevano essere posti a carico dei nostri agricoltori e delle altre utenze che invece sono stati posti integralmente a loro carico. Tant'è vero che il TAR ha riconosciuto l'inefficacia, l'annullamento della delibera commissariale 32. Oggi noi ci troviamo alla vigilia di una commissione consiliare, quella del 26 di aprile della prossima settimana, che noi del Partito Democratico e delle altre forze del centro-sinistra abbiamo chiesto per chiedere che il Consorzio di Bonifica Centro riveda le sue decisioni e dia immediatamente attuazione a quella che è la sentenza del TAR.